Watchy che per a tutti ragazzi, io sono Super Joe Master ed oggi benvenuti in questo nono episodio di Mario Kart 8. Oggi iniziamo i trofei dei DLC, contenuti aggiuntivi. E sì, iniziamo ragazzi, iniziamo, vedete tutte quante le tre stelle degli otto trofei, quindi sono molto molto contento. E oggi ho deciso di utilizzare Mario Tanuki, che è Mario Tanuki. Per sbloccarlo dovete comprare il primo pacchetto dei DLC, perché sono, allora, il primo contiene Mario Tanuki, Peach Gatto e Link, e insieme ci stanno anche due trofei, ovvero il trofeo uovo e il trofeo Triforza. Però c'è anche il secondo pacchetto che contiene Abitante, Fuffi e Sclobowser. Insieme, cioè, ci sta anche il trofeo Crossing e il trofeo Campanella. In questo video ho deciso di utilizzare Mario Tanuki. Allora, una cosa molto importante è che nello scorso episodio avevo detto che avrei usato una nave veloce, però ho notato che non sono molto bravo, non riesco molto a utilizzarla, quindi mi spiace, ma non la potrò usare, non veramente faccio un po' fatica a utilizzarla. E io andrei, ragazzi, con la Turbo Tanuki, raga, perché è la macchina di Mario Tanuki. Come ruote, direi i bottonosi. E andiamo col Delta Wario, ragazzi. Mi sembra che sia una macchina decente, dai. Eccoci qui, trofeo uovo, sempre quattro piste. Abbiamo il circuito di Yoshi del GGN, che cosa vuol dire GGN? Potrebbe essere Nintendo GameCube, non lo so, scusate. Poi abbiamo Arena Excite Bike, Muraglia del Drago e Mute City. Ecco, due di queste piste del trofeo uomo sono dedicate a due giochi. Quindi, capito. E ora partiamo. Affrontiamo adesso il trofeo uomo, ragazzi. Sono molto contento che la mia serie di Mario Kart 8 sta andando bene e sono molto molto contento. Eccoci qui al circuito di Yoshi. Molto molto carino, bello. E vedo già che c'è Yoshi. Vedo già che c'è Yoshi lì. Ecco, adesso partiamo. Eccolo là, Yoshi. Vedete? Vai, si parte. Non siamo neanche partiti col turbo. Ok. Ecco, con questa macchina, ragazzi, mi trovo molto molto meglio. Aia, Peach Gatto. No, no, non è la Peach Gatto, è Peach Orrorosa. Ah, sapete una cosa, raga? Io non ho ancora sbloccato la macchina di Peach Gatto, quella. Sì, quella. La macchina gatta rosa. Avete capito? Non l'ho ancora sbloccata. Boh. Sì, però è. Allora, adesso devo riuscire a fare una cosa decente. Aia, ok. Mamma mia. Mamma mia. Chi è primo? Rosalinda è prima. Qua c'è Iggy nel frattempo, il grande Iggy che appena. Scusa, Iggy, dovrei colpirti con la mia. I wish bellissimi. Ora colpiamo pure la nostra cara Rosalinda. Vai, così togliamo questo. Siamo primi ora, Calamaco. Aiuto. Perché in modalità 150 cc, quando si arriva agli ultimi 4 trofei, diciamo che la difficoltà diventa un po' alta, gli avversari sono un po' più bastardi e non è una bella cosa. Ok. Siamo adesso al secondo giro, ragazzi. Ora stiamo per andare alla fine. Attenzione a non rallentare qua. Vedo che c'è Rosalinda che è veramente molto attaccata a me, quindi non mi piace sta cosa. Ok. Vediamo, eh. Mi tengo il guscio dietro, ragazzi. Molto molto bene. Che bello tutti gli Yoshi che salutano, è normale che la maggior parte sono Yoshi azzurro, perché se avete visto il mio quinto episodio di Mario Kart 8, Yoshi azzurro è il mio Yoshi preferito, perché mi piace tantissimo. Peccato che non possiedo nessun pupazzo di Yoshi azzurro, e a me questa cosa non mi piace tantissimo, lo dovrò comprare un giorno. Sta andando benissimo, ragazzi, stiamo andando veramente benissimo, speriamo tanto che non mi arrivi il cosiddetto guscio blu spinoso, ragazzi, perché lo sapevo, eh. Lo sapevo che c'era. Vai, ora manca pochissimo, ragazzi.
Vediamo, c'è ancora i gusci. No, 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 che cazzo no, eh? Che cazzo no, eh? No, 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 oh, maledetti a te. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Veramente, mamma mia. Ok, ho già capito che sarà un po' difficile arrivare primo nel trofeo uovo. E chissà quanto sarà difficile arrivare primo nel trofeo campanella, che è l'ultimo trofeo. Vabbè, comunque siamo arrivati primi, ragazzi. Beh, se Rosalinda fosse stata più vicina a me, diciamo che mi avrebbe superato. Però forse adesso saremo. Non so, vabbè. Comunque, benvenuti all'Arena Exatebike, sì? Questa Arena Exatebike è appunto. E comunque Exatebike è un videogioco. È un videogioco, mi sembra, per Super Nintendo Entertainment System. È un gioco di motocross. È sempre dalla Nintendo. Io non ci ho mai giocato, però so che è veramente bello. Partiamo, ragazzi. Questa pista è tutta di salti e tantissime altre cose. È anche corta, ma è molto bella. Vedete, potete fare un sacco di acrobazie. Ed è bellissimo. Attenzione al fango, perché se andate sul fango vi rallenta un botto. E Peach Oro Rosa mi dà veramente fastidio. Quindi adesso se riesco a superarla, la Peach Oro Rosa. La Peach Oro Rosa. Ok, andiamo adesso sulla rampa. Peach Oro Rosa sta veramente facendo grandi cose, però adesso no, superarla, perché non mi piace sta roba che continua ad essere prima. Perché sei prima? Non manco preso l'oggetto per colpa tua, eh. Brutta mamma mia. Ti voglio sciogliere, perché Peach è di bronzo. La potresti anche sciogliere, diciamo. Ma perché non riesco a superarla, dai? Ma quanto dannatamente veloce, Peach Rosa. Oh, ma che cacchio succede, oh? No, ragazzi, adesso la devo superare. Ora la devo superare, ragazzi. Oh, che cacchio succede, oh? Ora, minchia, devo superarla. Vai. Madonna, picciorosa, quanto sei maledetta. È uno scontro tra me e lei, eh. No, non l'ho presa. Dai, ok, fulmine, fulmine. Vabbè, sono primo, sono primo. Ma vattene, non ti voglio, picciorosa. Ma togliti, nessuno ti adora. Sei un personaggio inutile, perché sei anche in Mario S Sports. Se vede, il nuovo gioco di Mario Sport, non mi ricordo adesso come si chiama. Vai, ancora super il clacson. Ora sono io a fare le acrobazie, picciorosa, eh. Stupida. Mi tengo questo nel frattempo, ragazzi. Ok, via. Mamma mia, pure il cavolo. Ok. Aiuto, aiuto. No, 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 bastardi. Non mi arriva niente, ok. Fatemi finire, ragazzi. Adesso abbiamo finito. Dimmi di sì. Dimmi di sì, ragazzi. Dai, abbiamo completato anche l'Arena Exatebike. Peach Oro Rosa è dietro e Mario Danuki vince, salutando il pubblico. Abbiamo vinto. Oh, ma c'è anche Mario nella questo trofeo. Bene, c'è anche Mario. Due Mario, benissimo. Guarda, se c'era pure il Metal Mario, eravamo tutti a posto. Bene, bene. Ora possiamo andare nella prossima corsa. La prossima corsa qual è che è? Ho un po' paura per l'ultima corsa, ragazzi. L'ultima corsa. Com'è che si chiamava? Mute City, eh. Ho un po' paura, perché quella lì è molto bella, ma un po' di. Ah. Muraglia del Drago. Questa è veramente bella. È sul Giappone, stile del Giappone. Molto, molto bella. Mi ricorda tantissimo Kung Fu Panda, raga. Io sono un fan di Kung Fu Panda. Io adoro il primo film, il terzo l'ho amato. Il secondo, anche se ha fatto più successo del primo, devo dire che il secondo non mi è piaciuto tanto, eh. Diciamo. Forse perché il cattivo non mi è piaciuto, Per me. L'abitante femmina, buongiorno. Non mi lanciare il guscio, per favore. Mi ha lanciato, ovviamente. Guarda, ok, allora, cerchiamo di fare qualcosa di decente. Ecco cosa voglio io. Bellissimi questi, Ok, saltiamo, saltiamo. Ai 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 ai. Pianta piranha! Mordi quanto più possibile. Dobbiamo mordere la Peach Oro Rosa. No, non l'ho morsicata, dannazione. Mamma mia, se la morsicavo. Sono quarto, Sono quarto. Rosalinda è prima.
Luigi! Dov'è Luigi Volpe? Luigi Piccione, come cavolo si chiama? No, 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 vaffanculo, eh. Vaffanbrodo, maledettis. Ecco, Picciolo Rosa, lanciala a Rosalinda, per favore. Così la supero anch'io. Ora devo superare Picciolo Rosa, ma dopo... Chi è primo? Iggy è primo. Ragazzi, non lo recupero più, Iggy, eh. Non lo recupero più, Iggy. Vattene. Che cacchio stai? Madonna, Iggy. Regà, Iggy è lontanissimo. Ma allontanatevi! Basta, picciolo rosa, mi stai facendo arrabbiare, eh! Ecco Iggy! Mamma mia, lo supera! Supera Iggy! Supera Iggy! Ragazzi, ho superato Iggy! Vai, 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 vai! Madonna, sento picciolo rosa dietro! Ma quando sei noiosa, muori, fusta stronza! Dai, non voglio finire le parolacce! Minchia, ragazzi, che casino, ragazzi! Vi giuro, raga, che... Ho un po' paura di perderla, eh. Ho veramente un po' paura di perderla. Ok. Muori, bastarda. Ok. Madonna. Se uno osa superarmi adesso usando tipo lo scatto, mamma mia, mi arrabbio. Fammi vincere. Fammi vincere. No, no, non ci provate. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Peach Ororosa mi sta dando veramente fastidio. Ragazzi, nei commenti, hashtag io odio Peach Ororosa o hashtag Peach Ororosa fa schifo. Fate hashtag Peach Ororosa fa schifo. Perché a nessuno piace. E se voi cercate in Wikipedia Mario Kart 8, c'è scritto che c'è stato aggiunto un nuovo personaggio, Peach Ororosa, ma non è piaciuto a nessuno. Se voi andate a cercare la top 10 personaggi più brutti di Mario Kart 8, Peach Rosa c'è sempre. O in prima, o in seconda, in terza posizione c'è sempre. Però ora siamo a Mute City, che appunto è dedicata a F-Zero. E un'altra cosa è che Mario Kart si è ispirato a F-Zero. Quindi partiamo. E le nostre due principesse, il nostro caro scienziato pazzo con... La testa pianta, iniziano già a fare casini, eh. Perché siete così veloci voi due? Oh, non siamo mica in 200 cc, eh. Beh, questa pista mi piace tantissimo. Bella Rosalinda, eh. Muori male. Devi morire. Andiamo qua. Ok, facciamo un po' di monete. Ok. Vai, vai, vai. No! Mi sono dimenticato di mettere dietro il guscio. Cavolo. Wow. Ok. Aiuto. Ah, non ci provare. Chiunque mi sta lanciando le palle di fuoco è maledetto. Mamma mia, ragazzi, la velocità è una roba assurda. Velocità proprio la prima cosa. Velocità il guscio. Bonjour. Bonjour. Che bello rivederti, eh. Vai. Meno male che sono queste parti qua dello scatto, del boost. Così possiamo andare veloci. Fatemi ritornare normale, per favore, grazie. Mamma mia. Dov'è Capitan Falcon, eh? Perché Capitan Falcon è diventato famoso non per F-Zero, ma per Super Smash Bros. Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Non ditemi che ora mi superano tutti. Se mi superano tutti, ragazzi, io sclero. Io sclero, raga. Io sclero. All'ultimo no, eh. Aspetta. Lancia il guscio, porca troia. Lancia il guscio, brava, eh. Ok. Vai, vai, vai. Dai. 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 Dai, 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 watch Ikebara. Voglio il watch Ikebara. Io voglio il watch Ikebara, più watch Ikebarosa del watch Ikebaraccia. Mi piace tanto il watch Ikebara. Vai, watch Ikebara. Dai, watch Ikebara. Non andiamo sulla parte dei soldi perché rallentiamo tantissimo, ragazzi. Sto andando velocissimo. Sto andando velocissimo, ragazzi. Se qualcuno osa superarmi adesso, veramente, raga. Io sclero. Io sclero. No, 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 no. Cazzo.
No, sto rallentando. No, porca troia. Non ci provare. Non ci provare, Rosalinda. Minchia, ti ammazzo. Oddio. Mamma mia, raga. No, veramente, raga. Un attimo, eh. Abbiamo vinto. Ce l'ho fatta. 3 stelle guadagnate. 3 stelle guadagnate, ragazzi. Siamo ora a 15 minuti e 23. Lo scorso episodio ho dato 20 minuti perché ho fatto vedere anche i crediti. Wow, ragazzi. Ho molta paura del trofeo di forza. E quello crossing in campanella, visto che questo è stato così. Però mi è piaciuto. Non è durato molto, ma mi è piaciuto. Mannaggia te, Picciolo Rosa, ma muori male. Benissimo, ragazzi. E adesso che cacchio. Ah, trofeo uovo, primo circuito di Yoshi, prima arena Excited Bike, primo muraglia del drago e primo Mute City. Mario Tanuki è felicissimo, ragazzi. Felicissimo. Ora siamo arrivati a 16 minuti. Voilà. Eccolo qui, 3 stelle, ragazzi. Guardate, bellissimo il trofeo uovo, eh. Mi sarebbe piaciuto di più se fosse stato proprio un uovo dorato, semmai. Così. Però, vabbè. Eccoci qui, siamo tornati ragazzi, è finito il nono episodio di Mario Kart 8, a me è sembrato che è durato veramente molto velocemente, vabbè. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti! E ricordate, i tanuki sono sempre i pro.